Questa mattina, poco dopo le 8, stavo per uscire dall'hotel per recarmi in Parlamento e sono stato fermato da una persona che, facendomi vedere le agenzie, mi comunicava appunto delle esplosioni avvenute, le prime esplosioni avvenute in aeroporto. E ahi noi, da quel momento hanno incominciato a susseguirsi notizie sempre più gravi, sia sul bilancio dei feriti e dei morti, sia sulle altre esplosioni avvenute poi durante i minuti e l'ora successiva nella metropolitana, nelle metropolitane di Bruxelles. Siamo poi riusciti a raggiungere con difficoltà il Parlamento e la vista era quella di una città in sostanziale stato di guerra, con vialoni di fatto deserti, senza macchine, ma con marciapiedi qua e là, con folti gruppi di persone evidentemente evacuate dalla metropolitana. Una situazione surreale, una situazione che è conseguenza da un lato di un attacco frontale alla civiltà europea che noi rappresentiamo per le sue caratteristiche sia culturali che politiche, che evidentemente non vanno giù a chi oggi, aderendo alle istanze del terrorismo islamico, ha deciso di individuare nel vecchio continente il proprio principale bersaglio, ma dall'altro anche conseguenza della incredibile inadeguatezza dei sistemi di sicurezza qui a Bruxelles. Noi spesso ci lamentiamo delle nostre forze dell'ordine, io no, ma molti italiani lo fanno, ma vi assicuro che la capacità di dialogo, di circolazione di dati e di informazioni tra le varie sezioni delle forze dell'ordine in Belgio è come, diciamo, si configura come il burro nel quale affondare il coltello per chi volesse fare quello che è stato fatto in questa mattina e che speriamo non venga più fatto. Quello che è certo è che abbiamo di fronte a noi non il primo e non il secondo attacco, abbiamo la coerente continuazione di un assetto di guerra nei confronti del nostro continente. Dobbiamo decidere se come politici su tutto questo decidiamo di fare ancora i prudenti e decidiamo ancora di capire come coprire le nostre indecisioni e la nostra incapacità di dialogo, oppure se procedere come tutti i cittadini italiani ed europei ci chiedono, cioè difendendo ciò che siamo. Non continuiamo a pensare e a guardare e ad analizzare ciò che accade. Mentre piangiamo le nostre vittime e ci raccogliamo intorno alle loro famiglie, assumiamoci la responsabilità di politici. Agiamo difendendo la cultura cristiana e liberale del nostro continente e non permettiamo che continuino ad attaccarci, uccidendo i nostri amici, i nostri parenti, i nostri figli.